Calabre dal circuito di Varano di Melegari la stagione 2010 con Luca Volpato, in modo particolare nella Motorx Cup impegnato quest'anno dopo il terzo posto assoluto ottenuto nella Dunlop Cup. È la stessa situazione praticamente Luca, solo che ha cambiato nome e anche gomme peraltro. Sì, è cambiato nome da Dunlop Cup a Motorx Cup, le gomme non sono più Dunlop ma Pirelli. Questa è la prima gara, stiamo cercando di sistemarci un pochino con la moto e tutto. Come prima gara per ora è andato molto bene e vedo che ritornano i risultati l'anno scorso, quindi speriamo in una bella stagione. È una bella stagione senz'altro, la ripartenza ti vede al sesto posto, però ci sono in mezzo tre wild card praticamente che non concorrono al trofeo. E quindi c'è una griglia molto interessante, peraltro molto nutrita, e quindi questo circuito che è molto tortuoso, presumo ci sarà una gara molto combattuta. Sì, certo, 37 partenti non sono pochi, i nomi dei primi davanti sono nomi importanti, sono piloti con esperienza che sono bravi, vanno forte, è meglio così, così sarà un campionato più combattuto, più divertente, anche per poter imparare ad andare più forte anch'io. Gli uomini più importanti sono quelli dei nomi, meglio dei piloti più importanti, sono Renaudo, Miele, Frosi, Corsini, poi c'è Larini, Luca Volpato per l'appunto e poi c'è Carzaniga, tra l'altro il primo attore, colui che ha vinto il campionato l'anno scorso. La partenza è subito buona, indubbiamente, non hai sofferto, ti sei partito subito a ridosso magari anche dei primissimi. Sì, sono partito terzo, poi al primo giro sono passato secondo, ho fatto qualche giro secondo, poi il mio avversario mi è passato terzo. Ho cercato alla fine di sorpassarlo, ma un problema con dei doppiati mi ha rallentato, però alla fine va bene anche secondo in campionato, così va benissimo. Per quello che riguarda la gara c'è grande battaglia ovviamente come c'era da aspettarsi tra Renaudo e Miele. Miele sfrutta appieno ovviamente i suoi primi giri, poi viene superato da Renaudo. C'è Corsini che ti rimane agganciato praticamente per 10-12 giri, Luca l'hai tenuto alle tue spalle e quindi hai tentato in tutte le maniere, anche con bei traversi peraltro, a riuscire a mantenerti nel podio della sua. Sì, sinceramente speravo, poi alla fine mi ha passato, ho aspettato l'ultimo giro per poter dare l'attacco, però come ho detto un doppiato mi ha rallentato e non sono riuscito ad attaccarlo, comunque... È andata così, comunque va bene, secondo per il campionato è perfetto. E allora per appunto la classifica, l'arrivo di strettissima misura, va vinto Renaudo su Miele, terzo posto abbiamo già detto di Corsini che è il primo praticamente anche della Motorex Cup della 600, siamo al quarto posto dell'assoluta per Luca Volpato, secondo però per quello che riguarda chiaramente il campionato e poi Carzaniga a completare il podio. Quindi credo rimani e te ne vai qui da Varano ampiamente soddisfatto, Luca. Sì, beh, un po' di amaro rimane perché la vittoria sarebbe stata meglio. Comunque soddisfatto di questo weekend, partito venerdì non benissimo, ieri le qualifiche non sono state perfette, però alla fine oggi mi sono impegnato al massimo e ho fatto quello che ho potuto. E adesso il prossimo appuntamento sarà il Mugello, una pista che ti piace. Sì, il Mugello il 5-6 giugno, una pista che mi piace particolarmente e speriamo di fare meglio di oggi.